in questo modo stasera. Per l'economia del tempo, anche perché sappiamo che alcuni provengono da fuori e dunque non stiamo a indugiare a dirlo. Ci saranno due tranche che verranno dette da Mario Di Nucci. Due tranche di un discorso che viene diviso in una parte che va dal dopoguerra fredda alle soglie della situazione attuale. Dunque, occhio e croce dal 91 al tempo nostro. Ci sarà una seconda parte importante sul quadro attuale che vede la Siria e l'Ucraina al centro delle attenzioni statunitensi, come avete avuto modo di sentire poc'anzi. Dopodiché interviene l'alt russo e Mario ci dirà. Invece Ugo ci spiegherà qualche cosa sullo stato di salute del diritto internazionale e delle implicazioni di questo quadro attuale sulla nostra Costituzione. Marinella invece ci parlerà delle conseguenze e dei crimini che commette la NATO e ci parlerà appunto dei suoi incontri avuti con coloro che magari sono parenti oppure direttamente sono stati vittime, diciamo, di queste azioni militari. Ci parla anche dei testimoni ideali e a questo proposito ci spiegherà bene che cosa intende lei per testimoni ideali. Senza indugiare, io passo subito a dire che l'abbiamo fatta qui per il motivo che abbiamo detto. L'attuale stato delle cose ci fa dire che la guerra alle porte è una guerra, diciamo, per procura, ma andando avanti così, lo sentite anche voi, lo dicono ripetutamente, non è escluso che con delle frizioni e con delle promiscuità così forti, siano essi i francesi, siano gli americani, o siano, perché no, i turchi che fanno parte del NATO, con una Russia che sta balzando gli onori della cronaca, è evidente che ci dobbiamo dire francamente che i rischi di guerra aperta non sono più così remoti, così come avremmo potuto dire prima degli eventi siriani, solamente nel 2010. Diciamo. Il rapporto tra la guerra e i lavoratori è saldo, è imprescindibile per noi. La guerra è contro i lavoratori è un paio di esempi lampanti lo abbiamo con le sanzioni contro la Russia che vengono rivoltate contro di noi, per cui nel centro e nel nord ci sono due punti di sofferenza, i calzaturieri delle Marche stanno piangendo lacrime amare, da noi viene colpito per esempio, come sapete, l'agroalimentare. L'altro invece mi coinvolge più direttamente, perché le spese militari rispetto al nostro stato sociale avrete visto sulle rassegne stampa oppure sul quotidiano di oggi i tagli che si staranno praticando sulla sanità. Che problemi ci sono? Ci sono problemi di una pediatria oncologica che è ospitata nelle Marche di Milano. Questa pediatria oncologica sta chiedendo dei soldi per le vittime, per avere dei medici che diano più ore per gli assistenti. E siamo a Milano. I casi nel frattempo si sono raddoppiati perché evidentemente di fronte alla insufficienza di risposta del sud abbiamo il doppio dei casi trattabili quest'anno alla Demarchi e stiamo parlando di un elemento di civiltà, io direi minimo sindacale. Se non interviene quella roba lì potete contarci che anche sugli esami diagnostici ai quali non ci dovremmo sottoporre verrà praticato un taglio, favorendo ancora una volta coloro che se lo possono permettere e i privati che erogano. Ma abbiamo visto che si privatizza anche l'intelligence, i contractor, le altre sono, se non sono privati. E quindi l'oligarchia consegue gli obiettivi contemporaneamente, perché è chiaro che consegue l'obiettivo da un lato di andare a fare una pressione su aree geostrategiche che le interessano per questioni di mercato, per questioni di risorse, per questioni le più diverse, ma sempre
perché convengono che sono altamente remunerativi. Al tempo stesso, tra gli effetti, c'è quello migratorio. Abbiamo assistito a fenomeni anche, come dire, che hanno una nota commovente, come quando c'è il Festival di Venezia, parte questo appello degli intellettuali per una marcia degli scalzi. Io avrei già detto che gli intellettuali dicessero una parola sulla mano. Perché fino a quando si va a prendere su quelle aree, stiamo tranquilli, lo sappiamo, abbiamo visto la Libia, abbiamo visto in Somalia, abbiamo visto la Siria, abbiamo visto in Iraq, scappano perché necessariamente le strutture vengono polverizzate, luce, acqua, gas, le utenze che servono per vivere, avere un tasso di igiene e profilassi accettabile, e al tempo stesso di queste questioni non si tratta abbastanza. Purtroppo c'è anche un altro effetto per l'oligarchia. Si sta creando una miscela, un potenziale molto preoccupante, che fa pensare. Perché questo potenziale è costituito da un terreno sociale all'interno del quale l'elemento di guerra tra poveri potrebbe anche acuirsi. Sappiamo del dibattito di questi giorni, l'altro che arriva in casa, indubbiamente. Dopodiché, quando lo stato sociale arretra, e arrivano davvero esodi che ormai stanno prendendo la connotazione di esodi biblici. La guerra tra poveri tende a partire, tende il riflesso d'ordine, tende, diciamo, la società ad avere peraltro delle reazioni che nella storia purtroppo abbiamo già visto. E questo fa in modo che la libertà e che l'oligarchia veda soffiare il vento nelle vele a partiti e formazioni politiche che indubbiamente non hanno esattamente un connotato democratico. E dunque il punto è questo, e con un paese sempre più arrabbiato e rancoroso c'è terreno fertile proprio anche per l'oligarchia. Per questo abbiamo agito qui a 3 anni dall'inizio del nostro lavoro, quando iniziamo a Piazza Fontana. E io ringrazio gli amici e i compagni del Comitato contro la guerra a Milano, ringrazio anche il Comitato La guerra non nato, perché occorre fare comprendere che senza una visione profonda, una vista che sia lunga, non andremo lontano. E quindi noi consideriamo questa iniziativa una tappa. A cui siamo giunti grazie al loro sforzo e io vi dedico un ringraziamento. Hanno fatto un lavoro ambizioso e nobile, non tanti, però capaci, sicuri e convinti di quello che stavano facendo. E stiamo avvicinandoci dei giovani, perché rifiutino, perché vogliamo dirgli di rifiutare di essere ostaggi, una politica di dominio.